E sono proprio contento di poter iniziare questa sera con voi l'incontro. E sapete, questa è la replica. Abbiamo già fatto la prima parte e hanno partecipato 523 persone. Ora stiamo in fase di seminare, seminare, seminare ed è quello che dovremmo fare sempre di più e poi lentamente coglieremo anche i frutti di questa nostra fatica che viviamo insieme. Vi propongo di iniziare con una preghiera, poi dico alcune parole, vi racconto una storia e passo la parola a Luigi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Presentiamo davanti a te, Signore, noi stessi, le nostre famiglie, il servizio e la disponibilità che abbiamo per prenderci cura dei più deboli, tutte le famiglie, tutte le persone che hanno bussato alle nostre porte, alle nostre comunità, noi le vogliamo presentare a te. Tu sei loro padre, noi siamo fratelli loro. Ci inviti a prenderci cura di loro, ma solo tu che sei il padre riesci a garantire a loro tutto, la vita, la salvezza, il pane e il pane che sei tu. Vieni a sostenerci, benedici la nostra vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, io per dirvi due parole. E vorrei, come dire, presentarvi qualche slide e quindi adesso vedrete che condivido un attimo lo schermo. Eccolo qua. E facciamo la presentazione direttamente. Ditemi se si vede. Ecco qua. Sì, si vede Allora, bene. innanzitutto, guardate che sono convinto che ciascuno di voi si sia reso conto anche molto meglio di me di che cosa significa vivere in tempi di post-Covid, nel senso che nulla sarà più come prima, abbiamo detto in tutti questi mesi. Andrà tutto bene, abbiamo detto in questi mesi. Nessuno si salva da solo, l'abbiamo detto. Siamo tutti nella stessa barca. E tutte queste frasi le abbiamo detto. Sarà tutto diverso. Però poi, concretamente, queste frasi, che sono un po', se volete, degli slogan che ci siamo detti e ci siamo aiutati a dire per poter reggere l'urto di questi mesi, ha iniziato poi a incidere profondamente nella carne di molta gente, alla quale è cambiata radicalmente la vita. E ahimè, la vita cambierà ancora di più per tantissima gente. Infatti, poi lo vedremo, gli scenari futuri non sono proprio incoraggianti. Allora, che cosa è successo? Ci siamo scoperti tutti quanti, anche come realtà, organizzazione, come chiesa. Ci siamo scoperti tutti quanti più poveri e più ricchi. Più poveri perché è aumentata tanto la moltitudine della gente che ci è venuta a chiedere aiuto e quindi con poche cose come facciamo ad aiutare le persone, ma allo stesso tempo ci siamo scoperti un po' più ricchi perché ci siamo resi conto che stringendoci tutti insieme riusciamo a fare delle cose che era inimmaginabile fino a un po' di tempo fa. Il post-Covid, infatti,
significa che ci ricorderemo per tanti anni questo periodo, perché gli effetti sociali, ecclesiali, relazionali si sentiranno profondamente. Pensate a zone dell'Italia dove sono morte tantissime persone prima di elaborare i lutti, ci sarà un bel po' di tempo che dovrà passare. Allora, a che cosa siamo chiamati in questo periodo del post-emergenza sanitaria in cui si è venuta a creare di fatti un'emergenza sociale? Siamo chiamati a sviluppare la consapevolezza che per fronteggiare problemi così grandi e difficili non basterà più la tradizionale generosità, la pura elemosina, ma occorre creare e avere mentalità e strumenti nuovi, innovativi. Siamo chiamati anche ad aprirci, a cogliere persone e relazioni nuove che in queste settimane nei nostri territori hanno testimoniato di esserci e di fare per chi ha meno ed è più in difficoltà. Allora, questa sera siamo qui in tanti, sono presenti tante comunità parrocchiali, ma c'è anche questa cosa, ci sono tanti rappresentanti delle comunità etniche che vivono nella nostra città, che celebrano nelle nostre chiese, nei luoghi di culto, che sono a tutti gli effetti chiesa di Roma, come ciascuno di noi appartenente alle comunità parrocchiali, ma forse è la prima volta che c'è questo aspetto di trovarci tutti quanti insieme per dire, bene, quali sono questi strumenti nuovi, perché abbiamo bisogno, perché la moltitudine della gente c'è. E allora è nata questa esigenza di creare e rafforzare sempre di più questa azione di creare e incoraggiare, rafforzare i diritti, diritti all'informazione, perché guardate, oggigiorno chi ha di meno sa che potrebbe avere delle cose, ma non sa come ottenerlo. Ciascuno di noi sa bene che tutta la questione della burocrazia e così via, a volte è talmente difficile che ci vuole una laurea, ecco, per poter avere i propri diritti. Figuriamoci le persone poi che hanno anche poca dimestichezza anche con la lingua e così via. Quindi bisogna sviluppare nella carità in questa fase i diritti all'informazione, alla giustizia, perché non vogliamo più accettare come carità ecclesiale significativa di dare per elemosina quello che invece spetta per diritto alle persone. Noi pretendiamo da noi stessi e per le persone e dalle istituzioni innanzitutto i propri diritti. Non vogliamo dare più per elemosina ciò che è dovuto per questo. Pena l'umiliazione delle persone, gettare dei resti, delle briciole e quindi umiliare ulteriormente le persone e umiliare nella loro dignità. I poveri sono cittadini a tutti gli effetti. Anche se non sanno i propri diritti, noi vogliamo aiutarli a scoprirli. Ed è un'azione di carità superiore. Aiutare una persona ad accedere ai propri diritti è un atto di carità superiore rispetto a quello di dare un piccolo aiuto. E bisogna sviluppare sempre di più l'attivismo civico, perché la trasformazione del regno di Dio, l'evangelizzazione significa annuncio e trasformazione del regno di Dio, cioè dobbiamo aiutare tutti a prendere consapevolezza di essere cittadini e cittadini attivi. Cioè il regno di Dio arriva perché noi lavoriamo a trasformare questa nostra società e la si trasforma con tanta fatica a volte, ma dobbiamo farlo. Tenendo conto di questo, che coloro che bussano presso i nostri presidi, le nostre comunità parrocchiali, etniche e così via, sono persone povere materialmente, spesso anche culturalmente. Non sanno leggere un bando, non sanno leggere un decreto, non sanno compilare un modulo a volte, non lo sanno fare. Sono poveri anche dal punto di vista della padronanza di lingua. Sono poveri relazionalmente, non hanno nessuno. Cioè sono dei piccoli che vanno presi per mano. Ecco, io vorrei che entrassimo in quest'ottica. Chi siamo noi come realtà ecclesiale di carità? Siamo coloro che sono dei fratelli maggiori, se volete, nutriti dal Signore, ma che vogliamo aiutare gli altri, prenderli per mano e dire, bene, cammina con me, impara a camminare con me. Ti aiuto io in queste povertà materiali, culturali, padronanza di lingua, relazionali, però ad accedere innanzitutto ai tuoi diritti. Perché?
Che cosa è successo in questo periodo? Ecco, io vorrei raccontarvi questa piccola storia dell'uragano Lothar del 99, che molti di voi forse se lo ricordano. Che cosa era successo lì? Milioni e milioni di alberi sono stati abbattuti, soprattutto in una zona della Francia, creando una devastazione totale. Allora, lo scenario era più o meno come questo che vedete qui, come quello che avremmo visto molti di noi nel nord Italia, quando anche l'estate scorsa abbiamo visto tutti questi uragani, tempeste e così via. È successo questo in questo periodo. L'emergenza sanitaria ha rovesciato e buttato per terra equilibri, situazioni economiche, sociali, di tutti i punti di vista. Ecco qui. Ed è successo che in seguito a questo uragano, fior fior di tecnici, di persone competenti si sono riuniti ad elaborare un progetto per rimboschire tutti quei territori, dicendo dobbiamo fare in modo tale che la foresta risorga. Allora, però, mentre loro stavano a contemplare questo scenario e a provare a capire come far fare un discorso di nuova vita del bosco, quando si sono trasferiti poi sul territorio, hanno avuto una piccola scoperta. Si sono resi conto che il bosco così abbattuto, devastato, si era organizzato ancora prima di loro, che aveva iniziato a riprendere vita. Cioè crescevano delle specie di alberi, di arbusti, delle specie di animali, quindi la flora, la fauna nuova, addirittura migliore di quello che si erano immaginati loro, diverso, però la biodiversità era maggiore. Cioè la foresta stava prendendo vita nonostante la loro assenza e stava prendendo vita in maniera migliore. Allora che cosa hanno deciso? Anziché mettersi a devastare di nuovo tutto quanto per fare il loro progetto, hanno deciso di fare quello che è stato chiamato un'azione di accompagnamento. Accompagnamento della realtà. Senza distruggere, spazzare, fare piazza pulita, accompagniamo i segni di vita nuova che ci sono, in modo tale che hanno incoraggiato la natura ad andare avanti, visto che li aveva preceduti in maniera addirittura più arricchente. Ecco, questo dobbiamo fare noi in questo periodo. Non vogliamo tornare al tempo di prima, perché il tempo di prima non ci piaceva. Sapevamo che c'era un sistema di crisi del welfare, tutta una serie di cose che non andavano bene. Allora, la devastazione che c'è stata in questo periodo, noi siamo chiamati quindi non a ritornare a prima, ma considerare questo periodo come un'opportunità. Se la crisi in greco è setaccio, questo è il tempo nuovo, ci sta shakerando socialmente, ecclesialmente, da tanti punti di vista e ci sta invitando a cogliere qualcosa di nuovo, non di ritorno al passato. E quindi inoltre siamo chiamati a vivere la logica della pietra scartata, cioè la nostra debolezza ecclesiale, il fatto di guardare le persone che vengono da noi a dire non sappiamo come fare, cosa fare per te, come aiutarti, ci fa scoprire più poveri ed essendo più poveri, quindi in maniera un po' meno potente. Perché voi sapete che a volte anche dietro il nostro piccolo aiuto che possiamo dare alle persone, ci può essere un piccolo esercizio di potere e questo non lo vogliamo fare. Quindi tempo di crisi, ma tempo di accompagnamento del reale. Chissà che cosa nascerà in seguito a questo periodo. Chissà che cosa riusciremo a fare in questo periodo. Magari nasceranno delle cose impensabili, nuove, perché è il Signore che porta avanti la storia. Ringraziando il Signore, è Lui che porta avanti la storia. Quindi è uno sforzo nostro questo di mettere a fuoco i diritti. Non sarà semplice, ve lo dico, ma abbiate pazienza con ciascuno, ciascuno di noi stessi deve avere pazienza. Andiamo anche a lottare contro tutte le questioni della burocrazia, cioè rosichiamo, se volete, la burocrazia, aiutiamo le stesse istituzioni a dare diritti alle persone e andiamo
piccoli passi, non ci scoraggiamo, però il principio è questo, è una crisi, ma è un'opportunità, è la pastorale di accompagnamento di questo momento così difficile. Ecco, io mi fermo e lascio la parola a Luigi per poi avere anche tutto lo spazio delle domande. Grazie. Allora, mentre si prepara Luigi, riprendo un attimo la parola perché sono arrivate delle richieste di chiarimento sulla chat. Ripeto, le slide proiettate, sia quelle di Don Ben che quelle che ci farà vedere adesso Luigi, vi verranno inviate per email. Qualcuno, dice si è collegato facendosi dare il link perché non aveva ricevuto l'email. Ecco, controllate nello spam. Perché abbiamo inviato 339 l'email a 339 persone, quindi in qualche caso potrebbe essere finita nello spam se l'indirizzo non era conosciuto. Quindi nei prossimi giorni, se vedete che non vi arriva il link, controllate nello spam della posta in arrivo. Per le domande ci organizziamo così, visto che siete al momento 187, quindi un buon numero. Se potete, scrivete la richiesta di chiarimento, la domanda per il relatore nella chat, oppure prenotatevi nella chat per voler parlare e fare la domanda e io vi attiverò il microfono successivamente. Lascio la parola a Luigi. Mi confermate che vedete la prima pagina? Perfetto. Sì, Luigi, tutto bene. Ok, allora buonasera a tutti. Ovviamente dopo questa elevata presentazione di Don Ben, con me abbasserete l'asticella di parecchio in sostanza, per essere chiari. Quindi vi chiedo perdono. Vi annoierò anche di più di quanto non sia stato suggestivo la preghiera prima e poi l'intervento di Don Ben. Alcune cose peraltro le ha anticipate il buon Alberto che ci fa da regia, ma oggi faremo questo cammino. La prima parte l'ha già svolta il nostro direttore, bravissimo Don Ben. Ora noi affronteremo in modo abbastanza corposo lo scenario socio-economico nel quale ci troviamo da 3 mesi a questa parte e le ragioni di questa formazione per arrivare poi a parlare direttamente del manuale operativo e dell'area tematica che a me compete, che è quella dell'abitare. Io cercherò di occupare questo spazio in non più di 30 minuti complessivi, probabilmente anticiperò di qualche minuto, poi avrete tutto lo spazio per le domande e per le risposte. Concluderà o Don Benno, il vice direttore, i saluti di questa prima lezione. Alcune istruzioni per l'uso già ve le ha date Alberto. Ripeto, l'ho detto Alberto, mi permetto di risottolinearlo, non vi preoccupate di perdere tempo a copiare il contenuto delle slide. È meglio ascoltare, capire il più possibile. Domani le riceverete via email, come è sempre accaduto anche in passato. Per oggi, banale suggerimento: due fogli e una penna. Nel primo prendete gli appunti per eventuali domande, nel secondo scrivete le parole che non capite e chiedetemele liberamente alla fine. Siccome abbiamo avuto in passato un problema di audio, qualcuno mi fa con la testa cenno che sentite bene? Perfetto, grazie. L'unico che vede è Don Ben, quindi lo ringrazio. Meraviglioso. Noi ci troviamo a gestire, alla fine di giugno del 2020, gli effetti collaterali della pandemia. Questi effetti, e cioè le misure di contenimento adottate dai vari governi, in particolare dal nostro, per quanto riguarda il nostro paese, hanno creato, non per, con la volontà di crearlo, ovviamente, ne parleremo tra poco, un cortocircuito negli equilibri sociali ed economici. Sono in sostanza saltati tutti gli schemi. I dati disponibili segnalano che i costi economici e sociali di questa pandemia saranno giganteschi. Lo ha detto Don Ben prima e su questo non ci torno sopra. Tutti ci siamo indubbiamente trovati in un brutto sogno che ci ha svelato quanto fossimo davvero fragili e indifesi, circondati da quelle che pensavamo fossero sicurezze non scalfibili, eppure frantumate soltanto in 2 mesi. Il mondo che rinascerà dopo dovrà per forza di cose essere ricostruito alla luce di una memoria che non ci appartiene più, che non potrà più appartenerci. Mi piace proporvi questa riflessione di un autorevolissimo sociologo che un mese fa ha qualificato il tempo del Covid, quello che stavamo vivendo, per l'esattezza fra la seconda metà di marzo e il mese di aprile, come una società irretita e iperconnessa, legata e disunita,
onnipresente e lacerata, ripiena di segnali e smarrita, traboccante di informazioni in tempo reale, tanto usavamo internet, e perduta nel deserto di una solitudine invincibile. Preoccupata dei dati personali, ma non c'erano più le persone. Con un garante della privacy, ma la privacy stava scomparendo. Si sa tutto di tutti, ma non importa niente di nessuno. Ecco, anche, non solo, e proprio per tali ragioni, diventa allora per noi decisivo saper guardare l'albero, cioè capire qual è il nostro obiettivo, senza perdere di vista il bosco, cioè senza perdere di vista il quadro di riferimento nel quale operiamo. Il fattore che più di ogni altro influenza le prospettive economiche, fonte del dramma sociale, è rappresentato dall'incertezza sulla efficacia futura delle politiche sanitarie. Riprenderà il contagio? E di distanziamento sociale. Luigi, scusami, Luigi, una cosa, cerca di tenere il microfono più vicino possibile perché qualcuno non riesce a sentire. Meglio così? Sì, molto meglio. Bene. Dicevo che l'incertezza è determinata dalle politiche sanitarie, il tema della ripresa del contagio e dal distanziamento sociale, le linee di produzione, le fabbriche, le scuole, i trasporti pubblici, adottate di volta in volta dai governi allo scopo di fermare la diffusione del Covid-19. Il problema esiste ed esisterà ancora in futuro, fino a quando? Fino a quando non verrà scoperto un vaccino, fino a quando cioè non saremo sicuri che ammalarsi significa anche poter essere guariti. Ora è prevedibile, lo ha fatto sapere Banca Italia nelle considerazioni del governatore di pochi giorni fa, che la perdita di reddito dovuta alle famiglie da questo lockdown generalizzato e al rallentamento dell'economia nazionale e globale colpirà in modo del tutto asimmetrico, cioè non tutti nello stesso modo. Questo può apparire un'ovvietà, ma non è esattamente così. In modo molto più duro colpirà quel quinto più basso della distribuzione, cioè quel 20% di famiglie con redditi inferiori in Italia, che vedranno falcidiate le proprie risorse di più del doppio rispetto a quel quinto più elevato che possiede il reddito maggiore in Italia. Tre sono i fattori che rendono unica questa fase ciclica in corso, che non ha precedenti. La dimensione, la durata e la diffusione geografica dello shock che ha colpito paesi in tutti i continenti. Sappiamo ancora non molto di ciò che sta accadendo in Africa. È devastante l'idea di non sapere abbastanza. Il secondo elemento è la compresenza di ingenti shock di domande e di offerta, da cui dipendono le relazioni fra le principali variabili economiche, in particolare crescita ed inflazione. E il terzo è la molteplicità dei canali di trasmissione del virus attraverso il quale gli effetti della pandemia si trasferiscono all'attività produttiva. L'ipotesi di un PIL stimato in decrescita almeno 13% significa circa 200 miliardi di euro in meno per l'economia nazionale in un solo anno. È l'equivalente di più di 10 pesanti, non ordinarie, manovre finanziarie annuali nazionali, le famose leggi di bilancio. 10 manovre, una vera e propria recessione. Ed è più forte, molto più forte, di quella sperimentata nel secondo dopoguerra, inclusa la grave crisi finanziaria globale che iniziò dalla fine del 2008. Il principale canale di trasmissione degli effetti dell'epidemia al sistema economico è quello legato, dicevamo, alle misure di contenimento decise dai governi. La produzione dei beni, di ogni bene e anche dei servizi in alcuni casi, principalmente è bloccata a causa non tanto di una caduta della domanda, ma per provvedimenti amministrativi resi inevitabili per limitare la diffusione del contagio. Allo stesso tempo si verificano shock di domanda, cioè non si acquistano beni che pure sono rilevanti e presumibilmente questo shock sarà persistente. La causa di questo shock è di varia natura, è molteplice, è difficile da identificare, proprio in ragione di varie motivazioni che strozzano il lato dell'offerta. Tant'è vero che si offrono meno prodotti alla vendita. Le misure di contenimento decise dal governo per frenare la diffusione del contagio colpiscono indirettamente tutti i settori produttivi. In conseguenza di queste misure di contenimento, occupazione e reddito da lavoro sono a rischio per molte famiglie. Questo comporta
che le famiglie spendono di meno per i consumi ordinari e che aumentano il risparmio precauzionale, cioè mettono da parte soldi in previsione di un momento drammatico futuro. Attività apparentemente normali, eppure questo crea un fattore di shock nel sistema. Questi due rischi sono parte di quelli che producono un impoverimento degli strati sociali più svantaggiati e che possono esporre l'intero sistema economico. In sostanza, questi due fra gli altri creano quel che si chiama il tilt del ciclo economico della produzione. Esistono due canali particolarmente importanti attraverso cui la forza di questa crisi può generare delle risposte che vanno ben oltre quelle previste alle variabili macroeconomiche. Un gran numero di imprese, datoriali, datori di lavoro, potrebbero risultare insolventi. Non riescono a pagare gli stipendi, non riescono a pagare le materie prime per produrre, non riescono a rimborsare finanziamenti, mutui, crediti. Questo può tradursi in una erosione della base patrimoniale delle banche, le quali, non ricevendo soldi, sono a loro volta in una condizione di difficoltà nell'erogazione del credito, una sorta di credit crunch dovuto. Se non addirittura potrebbero trovarsi le banche in una crisi di fenomeni di razionamento del credito stesso. Ho bisogno di soldi, vado in banca e la banca non me li dà indipendentemente dal fatto che io garantisca la restituzione. Le discussioni fra alcuni paesi, secondo elemento, sulla responsabilità della diffusione dell'epidemia del Covid, inizialmente ce la prendevamo con la Cina, poi qualche cinese si è inventato il salmone norvegese come problema, fatto sta che per un mese questo problema ha fatto pensare che ci fossero delle contrazioni dal punto di vista degli scambi commerciali, tanto da produrre dei veri sistemi di deglobalizzazione, con l'effetto di una riduzione delle esportazioni anche da parte nostra, con un conseguenziale aumento della disoccupazione. Se non si esportano beni, non si devono produrre perché avanzano troppo in magazzino, e se non si devono produrre non c'è bisogno della forza lavoro e quindi si sospende la forza lavoro o addirittura la si mette in disoccupazione. Gli occupati di aprile 2020, fra pochi giorni avremo il dato di maggio 2020, erano 274.000 in meno del mese precedente, cioè di marzo. Marzo è stato un mese nel quale parzialmente si è operato, alcuni lavori erano bloccati per legge, altri dovevano continuare altrettanto per legge. I posti di lavoro persi nel mese di marzo e nel mese di aprile rispetto a febbraio sono per 2/3 femminili e per 1/3 maschili. La lettura di questo dato significa che le aziende cominciano ad alleggerirsi della forza lavoro che ritengono meno essenziale, basse professionalità, part-time, tempi determinati, che per ragioni oggettive spesso e volentieri sono rappresentati da donne. Solo in un trimestre, il primo del 2020, l'indice di Gini, che è un indice che è stato costruito per misurare il grado di diseguaglianza, ha avuto un break del 37%. Per farvi capire, da 1 a 100, 0 è la massima uguaglianza, 100 è la massima diseguaglianza, questo indice era arrivato ad una scala che viaggiava intorno ai 30 punti nella massima crisi possibile, che era quella degli anni 90. Ora è al 37%, è un indice abbastanza drammatico del livello di povertà in aumento. Don Bello diceva in modo molto più profetico prima. Nel secondo trimestre 2020 l'occupazione potrebbe contrarsi in misura ancora più marcata, risentendo del mancato rinnovo di una parte degli oltre 400.000 contratti in scadenza solo tra marzo e aprile 2020. Voi sapete che il decreto legge di marzo ha bloccato i licenziamenti, poi è stato esteso il termine per il blocco di questi licenziamenti, ma questi 400.000 contratti non sono ancora rinnovati e non è detto che, essendo scaduti, vengano anche pagati perché non sono stati rinnovati. Il prossimo 17 agosto scade il congelamento per legge dei licenziamenti, un congelamento che è previsto indipendentemente, con l'ultima modifica apportata, dal numero dei dipendenti. È probabile che una proroga venga estesa alla fine di questo anno nelle votazioni per gli emendamenti al decreto legge di maggio, ma questo ancora non ne abbiamo contezza. Sono 7.700.000 lavoratori sospesi interamente o parzialmente dal lavoro.
quindi cassa integrazione ordinaria o in deroga, e non stiamo parlando se abbiano o meno ricevuto il denaro, sono sospesi. Il 46% di tutti i lavoratori dipendenti, dati enormi. Il Lazio, fra tutte le regioni d'Italia, è la regione col maggior numero di richieste di cassa integrazione in deroga, e cioè la cassa integrazione con una procedura modificata, peraltro in corso d'opera, passa per le regioni. Stiamo parlando del totale italiano di più 3.000% rispetto al 2019. Sono numeri apocalittici. I lavoratori in cassa integrazione non risultano oggi tecnicamente disoccupati. E questo perché, grazie all'attivazione che il governo italiano ha fatto del Fondo Sure dell'Unione Europea con una norma inserita nel decreto legge di maggio del 2020, riuscirà a mantenerli un limbo statistico, cioè sono in cassa integrazione non disoccupati ma potenziali disoccupati. Nei prossimi mesi, oggi la cassa integrazione è finanziata solo per 18 settimane, fino a un mese fa era per 9 settimane, senza liquidità immediata delle imprese, finiti i soldi per la cassa integrazione, che certo non sono appunto infiniti, la disoccupazione rischia livelli catastrofici. Banca Italia ha dato una definizione di settori sospesi, quelli nei quali la parte dei lavoratori occupati, di gran lunga più numerosa, è appunto quella costituita dagli appartenenti a quel primo quintile di cui parlavamo qualche slide fa, e cioè la fascia di reddito equivalente più bassa. Analogamente, la quota di occupati in mansioni meno facilmente svolgibili a distanza, quelli cioè non riconvertibili allo smart working, nei quali prevalgono ancora una volta gli appartenenti al quintile più povero, sfiorano il 90%. Questo vuol dire che 9 su 10 lavoratori a basso reddito non sono impiegabili nel lavoro a distanza. Dovranno essere messi in cassa integrazione se titolari di un contratto compatibile con questo ammortizzatore sociale, perché se sono in nero non hanno la cassa integrazione, oppure se precari o titolari di contratti atipici, addirittura messi fuori produzione. Papa Francesco ci ha detto alla fine di marzo che in questo quadro così drammatico nessuno si salva da solo e tutti siamo una cosa sola. Di certo non siamo autosufficienti da soli affondiamo, ci ha detto il Santo Padre. Abbiamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Allora anche noi, come Chiesa di Roma, coinvolti da questa generale mancanza di risorse, non potremo farcela da soli a reggere quest'onda lunga. Dobbiamo prepararci al dopo. Per prepararci al dopo, dobbiamo poter meglio pensare alle persone prima di ogni altra cosa. Nei primi effetti di quest'onda lunga si notano già alcune conseguenze che debbono essere affrontate. Fame, soprattutto per le persone senza lavoro fisso, precari, impegnati in lavoro nero, violenza, ritorno degli usurai. Questa tempesta finirà e le sue gravi conseguenze però si stanno già facendo sentire. 5 milioni sono il numero dei cittadini italiani messi a rischio dalle misure anti-coronavirus, e cioè dagli effetti collaterali di quelle misure, o addirittura sono già ridotti tecnicamente alla condizione di povertà. Sono persone che hanno condotto fino a ieri una vita relativamente normale, pagavano regolarmente mutui, mandavano i figli a scuola, seppure con sacrifici, facendo fronte a bollette e tariffe, ma che sono del tutto privi di risparmi e che appunto un'interruzione anche per poche settimane dell'attività lavorativa e un taglio anche solo parziale della retribuzione ha privato di alcune delle risorse essenziali per la sopravvivenza loro e del loro nucleo familiare. A che cosa siamo chiamati? Siamo chiamati ad essere concreti. Non siamo tanto chiamati a riflettere sulle povertà, sui problemi e sulle emergenze quotidiane vissute dalla nostra gente, specialmente quella più povera, a noi già nota. Siamo chiamati a conoscere dell'esistenza delle misure pubbliche, e non solo di quelle pubbliche, che possono concorrere a sostenere chi è più duramente esposto alle conseguenze non sanitarie della pandemia. Siamo chiamati a divenire lievito, facilitatori soprattutto, cioè non professionisti, ma facilitatori della crescita complessiva delle nostre comunità, mettendo al centro le persone che di questa durissima crisi stanno già pagando il prezzo più alto. Facilitatore di due processi ecclesiali. Il primo è quello di sviluppare la consapevolezza che per fronteggiare problemi così grandi e difficili
Non basta la tradizionale generosità. Occorrono mentalità e strumenti innovativi. Il secondo processo ecclesiale consiste nell'aprirci e così facendo nell'accogliere persone e relazioni nuove che in questi mesi nei nostri territori hanno testimoniato di esserci e di fare per chi ha meno e per chi è più in difficoltà. Mi piace sottolineare questa frase di Papa Francesco del 12 aprile, rivolta a tutti coloro come voi che si danno da fare e non si arrendono. Voi non siete dilettanti allo sbaraglio, avete una cultura, una metodologia, ma soprattutto quella saggezza che cresce grazie a un lievito particolare, la capacità di sentire come proprio il dolore dell'altro. Mentre siamo concentrati nella direzione di una lenta e faticosa ripresa dalla pandemia, si insinua proprio il pericolo di non dimenticare chi è rimasto insieme, chi è rimasto indietro, chiedo scusa. Assolvere allora a quel ruolo pastorale della Chiesa di Roma che arricchisce la sua secolare tradizione nella carità, nella capacità di farsi prossimo ai più fragili, promuovendo la piena dignità di ogni persona, nella giustizia, anche attraverso una puntuale informazione e il sostegno per l'accesso ai propri diritti, significa che per noi non ci sono differenze e confini tra chi soffre. Siamo tutti fragili, tutti uguali e tutti preziosi. Quel che sta accadendo e che accadrà, perché purtroppo il peggio deve ancora venire, non in termini di morti, ma in termini di crisi economica e degli effetti collaterali che da questa discende, per questo stiamo investendo tanto tempo a spiegare, quel che sta accadendo ci deve scuotere dentro. È tempo di rimuovere le disuguaglianze e di risanare l'ingiustizia che mina alla radice la salute dell'intera umanità. La vera sfida non è più quella di elencare i mali, piuttosto è quella di scegliere verso quale direzione ora procedere. E nel frattempo, mentre per creare lavoro occorrono cicli medio-lunghi, sui quali pure dobbiamo occuparci, mentre il far fronte al bisogno elementare di alimentazione e cura a tempi immediati sono quelli dell'aver fame e dell'aver sete, che non chiedono purtroppo molto tempo, noi abbiamo provato a mettere insieme una cassetta degli attrezzi. Questa cassetta degli attrezzi non è la ricerca di un semplice approfondimento tecnico. Vi proponiamo un modello, con l'umile consapevolezza della necessità di avere un'idea di massima di che cosa occorra in questo tempo, di quali attrezzi ci dobbiamo fornire in questo tempo, per aiutare chi ha bisogno, proprio affinché nessuno resti indietro. Allora vi presenteremo un manuale operativo sui diritti, una sorta di istruzioni per l'uso, contenente tematiche ed idee necessarie per gli operatori e volontari della Caritas e quindi per le comunità parrocchiali di Roma, e dalla presentazione che ho fatto anche non solo di Roma, dalla presentazione che ho ascoltato prima. Una raccolta che ci piacerebbe definire esaustiva, ma che per definizione non può esserlo, una raccolta di misure pubbliche messe in campo dalle istituzioni a livello nazionale, della Regione Lazio e del Comune di Roma, da febbraio in poi. Tutte cose che si aggiornano costantemente. Se volessimo giocare a fare giuristi e non ci permettiamo, potremmo affermare che questo manuale operativo vale rebus sic stantibus, e cioè stando così le cose, vale oggi, domani verrà cambiato, e allora, mentre questo brocardo latino rappresenta un semplice dato oggettivo, e cioè che l'evoluzione normativa imporrà il nostro costante aggiornamento di questo manuale, messo a disposizione di tutti voi a mezzo di una piattaforma informatica, ecco perché non occorre stamparlo, ecco perché ci siamo noi ad aggiornarlo costantemente, e online lo troverete sempre aggiornato. Vi offriamo un manuale operativo che è articolato in tre macro aree tematiche. Oggi affrontiamo quella dell'abitare, di cui mi sono occupato io, con alcuni rimedi legali esperibili. L'altra area è quella delle famiglie, dei genitori e delle persone, curato da Giustino Trincia. Il terzo è quello del sostegno al reddito e della liquidità, con un indice, collegamenti ipertestuali, schede, link di riferimento e modelli di domande. Ma allora, è tutto così semplice? Basta avere il manuale operativo? Beh, in realtà sussiste, come ha definito un collega molto bravo, un grave deficit di informazione utile e di competenze che aumenta le diseguaglianze. Peraltro il Covid ha imposto una intensa e costante produzione di norme difficili da conoscere e utilizzare tutte.
È alto il rischio di sottovalutare gli strumenti disponibili o, peggio, di cadere nella rassegnazione dell'impossibilità di poterli adoperare. Mi blocco perché non riesco a utilizzare l'app, mi blocco perché non riesco a entrare sul sito dell'INPS, mi blocco perché non so come si fa questa procedura e dipendo sempre da qualcun altro, oppure non chiedo perché mi vergogno e quindi non ottengo. Così, appunto, come è altrettanto ineludibile per noi optare per un approccio integrato, farci carico di aiutare ciascuno a agire i propri diritti. E se non basta, come non basterà, allora interveniamo anche con le nostre risorse. E questo sarà oggetto dell'ultima lezione il 2 luglio. Il manuale è composto da una scheda tipo con una serie di domande e con le risposte a queste domande, in modo che possiate avere il maggior dettaglio possibile. Affrontiamo oggi la prima di queste aree, senza sosta, come vedete, andiamo avanti, speriamo che reggete, mi sembra di sì, sull'abitare. Ecco, la prima scheda che troverete riguarda la rateizzazione del pagamento delle utenze, quelle relative al bollette di consumo per l'acqua, luce e gas. Al verificarsi certe condizioni, si può chiedere la rateizzazione del pagamento di queste bollette. Per le bollette di consumo dell'energia elettrica possono chiedere di rateizzare il pagamento delle bollette di consumo coloro che rientrano in tre casi: laddove la bolletta in questione supera un importo di 50 euro, laddove la stessa bolletta o un'altra bolletta che contiene un ricalcolo per i consumi effettivi di energia elettrica superi del 150% l'addebito medio delle bollette sui consumi stimati, oppure a causa di un malfunzionamento del contatore venga richiesto il pagamento di consumi non registrati al contatore stesso. Sono tutti elementi e condizioni che prevedono la possibilità di rateizzare il pagamento delle utenze. Tenete conto che per tutta la materia delle utenze fa fede un'autorità di regolazione per l'energia e reti ambiente che si chiama ARERA, il cui sito noi consigliamo sempre di controllare, perché spesso alcune decisioni che per legge devono essere rese pubbliche attraverso il loro sito web istituzionale sono adottate alcune volte differentemente da comune a comune. Per le bollette di consumo del gas possono sempre chiedere di rateizzare il pagamento della bolletta di consumo coloro che rientrano nei tre casi indicati, e cioè il primo se la periodicità della bolletta non è mensile e questa contiene un ricalcolo per consumi effettivi superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nella bolletta stima, è possibile chiederlo. Così nelle altre due condizioni, a causa del malfunzionamento del contatore, venga chiesto il pagamento di consumi non registrati al contatore stesso, oppure se al cliente, dotato di contatore accessibile, è stato chiesto un importo ricalcolato per consumi effettivi a causa di una o più mancata lettura da parte dell'azienda erogatrice, che certo non è addebitabile all'utente finale. Stessa cosa vale per l'acqua. Si può rateizzare laddove il suo importo superi il 100% del valore dell'addebito medio delle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi. Occorre farne richiesta entro 10 giorni successivi alla scadenza della bolletta e il cliente può pagare sulle rate interessi non superiori al tasso di riferimento della BCE. Sono tutti i dettagli che troverete nelle schede di riferimento del manuale operativo. Vi sono degli sconti sull'importo da pagare per il consumo delle utenze domestiche. Questi sconti sono importanti. Nel solo caso del bonus elettrico hanno diritto di accesso anche coloro che si trovino in gravi condizioni di salute e di disagio fisico. È un'eccezione che conferma la regola base, ma un'eccezione importante. Chi ne ha diritto? Tutti gli utenti domestici, intestatari quindi di un contratto di fornitura, che appartengono a famiglie che abbiano un reddito annuale ISEE non superiore a 8.265, a famiglie numerose con più di tre figli a carico, con un reddito annuale non superiore a 20.000 euro, a famiglie titolari di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, anche se il loro reddito annuale ISEE è superiore a 8.265 euro. Il bonus elettrico, oltre che per ragioni di reddito, viene fornito anche per gravi motivi di condizioni, per gravi motivi di condizioni di salute e di disagio fisico. Lo ripeto perché purtroppo nel nostro paese negli ultimi 20 anni sono fortemente aumentati sia i BSE, i BES, i bambini con bisogni educativi speciali, sia gli handicap gravi
ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 94. E questo purtroppo è un dato della legge 104 del 92, scusate, è un dato rilevante, perché molte di queste persone si ammazzano per riuscire ad aiutare i loro parenti, ma non conoscono l'esistenza di queste norme che alleviano non poco il peso finanziario della gestione quotidiana. Dove presentare la domanda? Di solito presso il proprio comune di residenza o presso un CAF che è designato allo stesso comune. Attenzione, non tutti i comuni accettano qualsiasi tipo di CAF, alcuni ne designano alcuni. Noi abbiamo indicato il modulo di domanda con le istruzioni, indicandovi il sito dell'ARERA dentro il manuale, con un collegamento immediatamente individuabile dal manuale stesso. Arriviamo alla grande tema delle locazioni. Gli aiuti e i rimedi disponibili in materia di canone di affitto e anche per le sublocazioni. Qui troverete delle schede tematiche articolate con la modalità che abbiamo indicato prima, che riguarderanno il contributo per l'affitto, quello del Comune di Roma. Le domande erano presentabili al 27 aprile fino al 18 maggio scorso, ma siccome tra poco ne parleremo, il Parlamento ha rifinanziato questo fondo, il Comune dovrà o riaprire il bando o bandirne uno nuovo. Parleremo della legislazione di tutela del più debole, parleremo degli sgravi fiscali per i commercianti che affittano il negozio e loro attività, e adesso, con l'introduzione della novella determinata dal decreto legge di maggio, anche per chiunque operi la propria attività, commerciante o meno, presso un immobile condotto in locazione, dei rimedi legali per ridurre e sospendere il capo di locazione, rimedi legali che poi spiegheremo nel loro dettaglio, per recedere dal contratto di locazione, e il tema della sospensione dell'esecuzione degli sfratti. Questa è la prima pagina della scheda sulle locazioni. Vedete, risponde alla prima domanda di cosa si tratta, sono 13 le domande che troverete al lato sinistro della scheda. In questa scheda ci sono 11 misure, noi adesso le affronteremo una a una, ma vedete solo la prima pagina. La prima pagina indica le prime 5 e poi avremo di seguito per le altre. La prima misura riguarda il Fondo Nazionale per il Sostegno all'Accesso alle Abitazioni in Locazione. Col decreto di marzo il Governo ha messo a disposizione dei fondi, che hanno rifinanziato sia la parte del contributo per le locazioni, per coloro che abitano in locazione, sia quella per il fondo inquilini morosi incolpevoli. Una quota è per il fondo affitti ed è stata inviata alle regioni, le regioni hanno ripartita per i comuni, il Comune di Roma ha bandito, come vi ho detto poco fa, la possibilità di accedere ad ottenere il 40% di 3 mensilità non pagate, con un'apertura di evidenza pubblica iniziata il 27 maggio e terminata il 27 aprile e terminata il 18 di maggio. Con il decreto di maggio però il Governo ha rifinanziato ulteriormente il fondo per gli affitti, il che vuol dire che le regioni ripartiranno questo fondo secondo criteri previsti per legge, il Comune di Roma otterrà un altro fondo maggiore in termini finanziari di quello avuto ad aprile e quindi dovrà decidere se o riaprire lo stesso bando, perché sicuramente c'è stato un eccesso di domande, molte delle quali non hanno ancora ricevuto risposta, oppure se bandirne uno nuovo allo stesso fine. Perché lo sottolineiamo se oggi non è aperto questo bando? Perché state vigili. Da un momento all'altro lo apriranno e la domanda sarà solo online, così come è avvenuto con quello iniziato il 27 aprile e terminato il 18 di maggio. La seconda misura riguarda il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Il Comune di Roma in questo momento non ha aperto un bando per questa misura, pur avendolo fatto negli anni passati, e attenzione, perché lo diciamo se non c'è nessun bando? Perché, come ho detto poco fa, nel decreto legge di marzo una quota di questi 60 milioni che sono stati inseriti nei fondi del decreto legge di marzo sono destinati al fondo per gli inquilini morosi incolpevoli. Quindi questo significa che tra poco, noi non lo possiamo sapere ma speriamo sia prima possibile, il Comune di Roma aprirà un altro bando per l'annualità 2020 per 9,5 milioni ripartito tra le regioni e poi ai comuni per essere destinato a questa misura.
La terza misura, poco nota ma sempre di più soprattutto negli ultimi 3 mesi, è una quota del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza che dal 2019 è inclusa dentro queste misure per pagare l'affitto, fino a un massimo di 280 euro al mese per nuclei familiari unipersonali con importi variabili a seconda della composizione del nucleo familiare. Con questa somma, che quindi è variabile in ragione della plurale composizione del nucleo familiare, è possibile anche pagare le utenze di casa. La quarta misura riguarda il tema che ho indicato prima dei fondi per il pagamento dei canoni di locazione, cioè quel fondo indicato in una quota di 60 milioni nel decreto legge di marzo e di 140 milioni nel decreto legge di maggio. Questa quota parte, ripartita attraverso le regioni, poi al Comune di Roma dalla Regione Lazio, permetterà la riapertura che molti attendono di questo bando per il contributo per l'affitto, che è scaduto per il Comune di Roma il 18 maggio soltanto per la prima parte di finanziamento. L'ho detto 4 volte, mi rendo conto, ma lo dico apposta perché c'è una grande attesa, un grande bisogno e quindi appena uscirà bisognerà essere pronti a utilizzare le modalità telematiche proposte. La quinta misura è il credito d'imposta per locali commerciali. Inizialmente inserita nel decreto legge di marzo, riguardava soltanto i commercianti che affittavano l'immobile presso il quale esercitavano l'attività di vendita. Con il decreto legge di maggio è stata ampliata la possibilità di utilizzare questo bonus a tutti coloro che utilizzano immobili per il loro lavoro, quindi che affittano, che sono conduttori di immobili all'interno dei quali svolgono il suo lavoro. A marzo era previsto l'utilizzo soltanto per la categoria catastale C1, invece adesso è previsto per tutti quanti, purché non siano immobili di lusso. La sesta misura riguarda questa norma che abbiamo chiamato di legislazione di tutela del più debole. È un articolo inserito per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico dal decreto legge di marzo. Questo articolo prevede che il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, cioè al loro decreto di marzo, ma in realtà riguarda tutte le norme di contenimento riguardante la legislazione emergenziale sul coronavirus, il rispetto di queste misure è sempre valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti. In realtà è una norma che tende a fornire una generale disposizione di salvezza volta a temperare il criterio di responsabilità per inadempimenti contrattuali dovuti in maniera evidente e conclamata alla contingente causa di forza maggiore determinata dalla chiusura delle attività sull'intero territorio nazionale. Questa disposizione propone una tutela rafforzativa che richiama disposizioni presenti già nel nostro ordinamento a tutela del contraente più debole o che abbia difficoltà o impossibilità di adempimento che non dipendessero da sé. Attenzione, questa norma vale per tutti coloro che a causa del Covid si sono trovati in una condizione debitoria. Quindi non vale ad esempio necessariamente soltanto per il conduttore, vale anche per il locatore se non si è in grado di avere un immobile dove ripararsi e avesse bisogno nuovamente del suo nel rispetto del contratto voluto, vale per qualsiasi relazione debitoria o creditoria nella quale la causa del debito o dell'inadempimento sia l'aver osservato la legislazione del Covid-19. Seguono tutta una serie di modelli che abbiamo predisposto e che magari se avremo tempo dopo ce li farà vedere Alberto dalla regia, di modelli che illustrano le richieste possibili, cosiddetti rimedi legali. Vi è quindi la richiesta del conduttore di riduzione del pagamento del canone per evento del coronavirus e nella scheda che troverete online ogni parte che è qui rappresentata dai puntini basta andarci sopra con il mouse senza cliccare e compare la scritta di che cosa va messo in quei puntini, quindi un aiuto alla compilazione. Perché tutti questi modelli, questa è una richiesta di riduzione del canone del contratto di locazione a uso abitativo, piuttosto che questa che è a uso non abitativo, sono tutti da personalizzare. Ma l'eccellente grafica individuata dalla nostra direzione
ha fatto sì che quando andrete sul modello predisposto online, basta posizionare il mouse senza cliccare sopra questi puntini perché compare che cosa potete optare di scegliere su quella riga o in quello spazio lasciato vuoto. Così vi è la scheda proposta di comunicazione di pagamento parziale del canone del contratto di locazione, pagamento parziale perché dice invece che non adempiere completamente, io dico che a causa della legislazione sul coronavirus non sono stato in grado di pagare l'intero e quindi ti comunico che pago quello che posso, e questo è molto importante ai fini di un'eventuale controversia futura, così come questa richiesta di riduzione, poi andremo ad una conseguenza laddove il proprietario accoglierà questa richiesta di riduzione, è importante perché se al proprietario non arriva una richiesta, poi non si può fare lo step successivo, il passaggio successivo di provare a individuare un accordo. Tutti i modelli sono sia per i canoni a uso, per la destinazione a uso abitativo e non abitativo, vi è la richiesta del conduttore di sospensione del canone. Io non ce la faccio a pagarlo perché le condizioni determinate dalla legislazione sul Covid non mi hanno permesso di maturare reddito e quindi non mi hanno permesso di pagare. Allora io chiedo, di comunico la sospensione, e questo è molto importante farlo se penso di non essere in grado, perché se il proprietario andasse in sede giudiziaria, questa sospensione, questa comunicazione, chiedo scusa, così ben motivata, dà la possibilità al giudice di poter utilizzare quell'articolo 91 di cui abbiamo parlato prima per la norma in favore della parte più debole, laddove la causa dell'inadempimento sia dettata dall'aver osservato le norme emergenziali sul Covid-19. L'altro rimedio è l'accordo consensuale di riduzione del canone, che fa seguito alla proposta che il conduttore fa al proprietario, conduttore è l'inquilino, come molti sanno, che fa al proprietario di ridurlo, si arriva ad un accordo e allora bene che questo accordo venga messo per iscritto, sia per l'immobile a uso abitativo, sia che per l'immobile a uso non abitativo, e venga registrato. Oggi questa registrazione è esente dall'imposta di bollo di registrazione, c'è un termine dilatato fino al 30 giugno per farlo, è molto probabile che questo termine verrà prorogato, lo vedremo nella approvazione degli emendamenti in corso alla Camera sul disegno di legge di conversione del decreto legge di maggio. È importante registrarlo perché l'agenzia di entrata altrimenti presumono che il proprietario abbia incamerato l'intero, e quindi per interesse della proprietà e per interesse anche del conduttore, dell'inquilino che facendo un accordo si trova protetto in sede giudiziaria laddove ci dovesse arrivare di fronte ad un accordo che è ufficializzato ed è stato blindato col deposito e con la registrazione presso l'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate. Ma anche una risoluzione consensuale del contratto di locazione è possibile. Allora, per entrambi per entrambi le modalità, cioè l'uso abitativo e l'uso non abitativo, può essere interesse del proprietario di ricevere immediatamente indietro il bene che non viene più affittato perché il conduttore e l'inquilino ha deciso di restituirlo non potendolo più pagare, e quindi c'è un interesse reciproco che viene in conto. Questo accordo di risoluzione deve essere sottoscritto e aiuta anche per la rinuncia ai termini di preavviso. La formalizzazione, la registrazione è elemento decisivo e importante. L'ultimo rimedio è la lettera di recesso anticipato dal contratto di locazione per gravi motivi. Questo già esiste nell'ordinamento giuridico attuale, è evidente che un rafforzamento dei gravi motivi dovuto all'osservanza della normativa sul coronavirus aiuta un eventuale contenzioso in sede giudiziaria in favore dell'inquilino e del conduttore che sia stato costretto a recedere per impossibilità. Abbiamo anche qua i modelli proposti e finiamo con la richiesta di registrazione da presentare all'ufficio delle entrate per ognuno di quegli accordi o risoluzioni consensuali che venissero sottoscritte fra il proprietario e l'inquilino. Abbiamo quasi finito, cosa vi chiediamo? Ecco, guardate, con molta sincerità, adesso non vi vedo, tra poco vi vedrò, non vi spaventate, questo non è un servizio che possono fare solo gli addetti ai lavori. Le uniche qualità che sono richieste sono il Vangelo, i poveri nel cuore, l'umiltà di apprendere
e una certosina scrupolosa attenzione nel fare. Tutte queste indicazioni così precise, è evidente che se poi uno dà consigli sbagliati non aiuta, ma sono tutte cose che si possono pian piano imparare e poi noi siamo qua ad aiutare sempre. Noi stessi non vogliamo abbandonare nessuno. Allora, quali sono le prossime tappe? Domani riceverete, oltre a queste slide, anche il link del manuale operativo, che è già online, che è già costantemente aggiornato. La Caritas Diocesana di Roma si impegna in un'azione di tutoraggio dei centri d'ascolto, per quesiti, per approfondimenti, per ogni tipo di questione di domanda, e nell'aggiornamento periodico di questo manuale operativo. Ieri abbiamo mandato ad aggiornare, credo, il 30% del contenuto delle schede, perché c'è bisogno, perché le norme si modificano in continuazione, perché i famosi decreti legge, di PCM, le circolari, le interpretazioni modificano il modus operandi. E poi perché c'è bisogno di saperle usare, per questo occorrono un po' di informazione e competenza minima nell'applicarsi. Allora io vi ringrazio per questa attenzione e per la pazienza. Voi avrete le prossime due lezioni, che sono quelle di giovedì 25, dove Giustino Trincia vi accompagnerà nella illustrazione delle misure dell'area tematica famiglie, genitori, persone, e martedì 30 giugno avrete il buon Massimo Soraci, che invece vi illustrerà le importantissime misure dell'area tematica sostegno al reddito e liquidità. Per suggerimenti, proposte, chiarimenti, critici, che vi esortiamo a inviarci per migliorare il nostro servizio, fate pervenire, se lo volete e come ritenete, il vostro feedback scrivendo a questo indirizzo: coordinamento@caritasroma.it, ripeto, coordinamento@caritasroma.it, che comunque domani riceverete, senza doverlo per forza memorizzare ora, insieme alle slide che la direzione vi manderà attraverso Alberto, unitamente al link per l'accesso al manuale operativo. Grazie, rispondo a qualsiasi domanda.